Il Real Foggia gioca una grande partita con l'Albanova, ma non porta a casa un punticino. Una situazione infortuni che desta qualche preoccupazione, una classifica che invece fa sorridere. Insomma, i temi sarebbero tanti da analizzare con mister Angelo Iervolino, però oggi che venerdì c'è soprattutto una parola che incombe, mister: è tempo di derby. Sì, e beh, hai fatto un riassunto un po' della nostra situazione attuale e dell'ultima partita. Ormai è da dimenticare, diciamo, già da domenica pomeriggio dopo averla giocata, quindi è già da dimenticare quella là. Bisogna solo pensare a quel prosieguo delle nostre prossime set, ed è la cosa più importante. La situazione, diciamo, come detto, infortuni, è quella che è, quella che sappiamo, e quindi non dobbiamo più, diciamo così, pensarci, ma lavorare su quello che è possibile gestire. Quello che ho detto ai ragazzi: dobbiamo mettere energie sulle cose che possiamo gestire, non sprecare energie su quello che non possiamo gestire. Quindi non dobbiamo più parlarne, seppure ovviamente per quello che noi stiamo facendo, per quello per cui stiamo lottando, sarebbe importante avere tutti a disposizione. Poi a maggior ragione quando poi giochi contro la prima della classe come domenica. Faremo necessità virtù. Che partita sarà tatticamente il derby? Ha sempre un sapore particolare, è sempre una gara un po' a sé, se vogliamo, dove i valori contano alle volte, contano fino a un certo punto e quant'altro. Mister Iervolino, che gara si immagina? Mi immagino una gara, una gara dove loro ovviamente devono sicuramente voler fare bottino pieno per proseguire il loro cammino dal punto di vista della vittoria del campionato. Viceversa, la stessa cosa vale per noi per quanto riguarda il nostro mini campionato da vincere, di cui parlavamo mesi fa. Ovviamente è inutile parlare delle qualità tecniche e tattiche della squadra dell'Ischia, quindi è una squadra che non è inutile che lo, diciamo così, la descriviamo. Una squadra super che ovviamente può lavorare, può giocare anche da sei in pagella e raggiungere l'obiettivo massimo. Per quanto riguarda noi, o comunque chiunque giochi contro di loro, non basta giocare da 6 o da 7, ma deve giocare da 12. Quindi ci sarà sicuramente da soffrire, ci sarà sicuramente da poter essere attivi e collaborativi in quello che bisogna fare in campo, in tutte le zone del campo, perché sappiamo appunto il loro livello tecnico, il loro livello ovviamente anche di motivazione, che ovviamente deve far leva anche sul nostro, perché abbiamo il nostro campionato da giocare. Però ripeto, una squadra che può giocare tranquillamente da 6 in pagella tutte le gare e raggiungere l'obiettivo dei 3 punti. Quindi noi, sta a noi fare di più, sta a noi giocare da 12. Visto, se potessi togliere un giocatore all'Ischia? Ma una domanda che spesso viene fatta, ma io credo che in quel caso è difficile togliere qualcuno all'Ischia, o comunque le squadre che giocano in alto, di alta classifica, come magari domenica, no? Domenica scorsa facciamo diciamo così, con l'Albanova, non giocava magari Grezio, ha giocato a Ciavallo, ha fatto gol, ha fatto vincere la gara. Quindi quelle squadre lì, squadre come l'Ischia, squadre che giocano per vincere, hanno sempre un giocatore che sostituisce l'altro dello stesso livello, quindi c'è poco da, diciamo, da togliere. Ma secondo me dobbiamo più concentrarci su quello che bisogna fare noi, per quello che bisogna fare in campo, per quello che bisogna fare dal punto di vista, ripeto, molto collaborativo. Sappiamo che andiamo a giocare su un campo anche difficile, lo conosciamo bene ormai tutti, difficile nel senso come grandezze, come ampiezze, come lunghezze, come tutto quello che può concernere anche ovviamente una prestazione che deve andare a collimare sia dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche dal punto di vista fisico. Quindi noi ci arriviamo un po' incerottati, e questa è la cosa che più dobbiamo, i ragazzi devono capire, che chiunque possa giocare in qualsiasi ruolo, in qualsiasi momento della gara, deve dare tutto quello che ha per queste 7 partite.